aspettava una bella giornata per andare a pesca, la sua passione. Ma proprio nella prima giornata di sole di primavera, Elio Onali, elettrauto sassarese di 55 anni, ha perso la vita. La tragedia è avvenuta sabato intorno alle 13. L'uomo si trovava sugli scogli antistanti lo specchio d'acqua di Baia Ossina, a Castelsardo, in compagnia di un cugino, Peppino Carta, 63 anni, originario di Ortueri, col quale condivideva la passione per la pesca. Probabilmente una distrazione o un malore hanno fatto sì che scivolasse, battendo violentemente la testa sugli scogli. Ha perso i sensi ed è caduto in acqua. Il cugino si trovava a distante pochi metri. Si è accorto che qualcosa non andava quando si è reso conto che Elio Onali non era più nella sua postazione. Lo ha trovato riverso in acqua. Ha tentato di tenerlo a galla, ma la corrente sbatteva i corpi dei due sugli scogli, impedendo qualsiasi tentativo di Carta di salvare il cugino. Quando è scattato l'allarme, l'elettrauto era già privo di vita. Sul posto sono arrivati i volontari del gruppo di salvamento a mare di Castelsardo con un gommone. La centrale operativa del 118 ha inviato l'ambulanza medicalizzata, chiedendo anche la disponibilità dell'elicottero dei vigili del fuoco e attivando la guardia medica di Castelsardo. Tutto purtroppo però si è rivelato vano. Peppino Carta, compagno di pesca dello sventurato Elio Onali, è stato accompagnato in ospedale dagli operatori del 118 per accertamenti. Aveva infatti ferite alle braccia e in diverse parti del corpo, causate dall'impatto con le rocce. Il corpo di Elio Onali è stato trasferito all'Istituto di Patologia Forense per gli esami di rito. Tragedia sfiorata nel primo pomeriggio di ieri a Macia d'Agliastru, nelle campagne di Caniga. Un uomo è rimasto intossicato nel tentativo di salvare le poche cose che possedeva all'interno di una casetta fatiscente che per cause ancora da chiarire ha preso fuoco. L'uomo avrebbe acceso un piccolo fuocherello per scaldarsi. Qualche scintilla però deve aver aggredito una catasta di giornali che si trovavano nella casupola, facendo dunque scaturire l'incendio. A dare l'allarme è stato un fratello dell'uomo che vive in una roulotte a pochi passi dalla casetta andata in fumo. Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco, che hanno faticato non poco prima di trovare il punto esatto dell'incendio. La casetta infatti si trova nascosta fra gli alberi e in una traversa della strada per Caniga. L'uomo, 61 anni, ha tentato più volte di rientrare nella casupola oramai avvolta dalle fiamme per salvare le sue poche cose, trattenuto a stento dai vicini e dai vigili del fuoco, che una volta sul posto hanno anche messo in sicurezza alcune bombole di GPL che si trovavano adagiate alle pareti esterne della casupola. Ci sono volute delle ore ai vigili del fuoco, che per operare in sicurezza hanno indossato gli autorespiratori per mettere in sicurezza l'area interessata dall'incendio e per bonificare la zona. Entrambi i fratelli sono stati accompagnati al pronto soccorso, ma soltanto il più giovane è stato dimesso poco dopo. Ancora un raid vandalico ai danni del ristorante all'interno del parco di Badimanna, Polmone Verde, nella parte alta del Monte Rosello. I danni, anche questa volta, così come in tutti gli episodi di cui è stato protagonista il punto ristoro, sono ingenti. Quello che preoccupa maggiormente è la mancanza di controllo da parte delle istituzioni, che dovrebbero garantire un minimo di sicurezza ad un bene della collettività, che però resta in balia di chi non ha rispetto della cosa pubblica, sempre e solo per mancanza di fondi da destinare alla vigilanza, specie nelle ore notturne. Il buio, infatti, in un'area così vasta facilita le incursioni indisturbate di chi non ha di meglio da fare che distruggere il lavoro altrui. I vandali hanno distrutto l'impianto di videosorveglianza che il gestore del locale aveva installato a sue spese, mettendo fuori uso alcune telecamere. Non sembra percorribile nemmeno l'idea di chiedere aiuto ai barracelli di stanza poco distanti dal parco. Il gestore ovviamente si guarda intorno avvilito dall'ennesimo schiaffo ai suoi sforzi di mandare avanti il suo progetto, che negli ultimi tempi aveva visto nascere anche un piccolo parco avventura che tanto piace ai più piccoli. Anche in questo caso ci sono danni. I vandali hanno tentato di danneggiare una rete di protezione di uno dei giochi, portato via diverse panche di legno, e molti altri giochi sono quasi inutilizzabili anche a causa della scarsa manutenzione. Un progetto, quello del Parco Avventura, che è costato circa 70.000 euro, che rischia adesso di finire in fumo. Un ventaglio di proposte interessanti per le famiglie, che ogni volta sfuma per colpa di qualcuno che si diverte a rovinare il lavoro altrui.
Si è concluso venerdì sera il settenario predicato in onore della Vergine Addolorata. La messa solenne delle 18.30 è stata presieduta dal Vescovo Monsignor Paolo Azzei con l'animazione liturgica curata dal coro femminile Monteverdi diretto dal maestro Luca Uras. Il settenario, a cura della Arciconfraternita dei Servi di Maria, è stato seguito per tutti i 7 giorni da tantissimi fedeli che nella chiesa di Sant'Antonio Abate hanno partecipato numerosi alle funzioni in attesa dei riti della Settimana Santa. Ricordiamo che, sempre nella chiesa di Sant'Antonio Abate, giovedì 2 aprile alle 18 ci sarà la messa in Cena Domini e a seguire l'allestimento del Santo Sepolcro. Venerdì 3 aprile alle ore 9 la solenne processione dell'Addolorata e per chiudere domenica 5 aprile alle 10.15 la processione dell'Incontro. Nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Domenica delle Palme. Secondo il calendario liturgico cattolico è la domenica che segna l'inizio della Settimana Santa, gli ultimi giorni della vita di Gesù Cristo, e precede la Domenica di Pasqua. È osservata dai cattolici, dagli ortodossi e dai protestanti e cade durante la Quaresima, che termina giovedì, primo giorno del cosiddetto Triduo Pasquale. Il segno di questa giornata sono i rametti di ulivo, le crocette e le palmette che si portano a casa in segno di pace. Un'arte è quella di saper dare forma alle palme che diventano appunto crocette e articolate composizioni sapientemente create dalle mani di ragazzini che tramandano questa abilità dai loro padri e che poi sono soliti porgere ai fedeli dietro una piccola offerta. Una tradizione che in città è molto radicata, specialmente nelle vie del centro storico. Ma come vediamo dalle immagini, anche i Boy Scout si divertono a creare composizioni con le palme, per poi venderle ai fedeli assieme a qualche dolce preparato in casa che serve per autofinanziare le loro iniziative. Poi, tutti con i rametti d'ulivo, le palme e le crocette in alto per ricevere la benedizione del sacerdote. Bentrovati con un nuovo appuntamento di Telegin Radio. Prima di cominciare, come sempre, vi ricordo i nostri contatti 079 26 11 50 se volete chiamarci, info@telegin.tv se invece preferite mandarci una mail. Ma vi ricordo anche il nostro sito www.telegin.tv, all'interno del quale potete trovare ogni giorno tutti i nostri notiziari, l'archivio dei nostri notiziari e naturalmente tutte le nostre produzioni. Vi leggo un comunicato del Comune di Porto Torres. Saranno selezionati attraverso un bando pubblico gli eventi di cultura, sport e spettacolo che le persone singole, operatori e associazioni intendono realizzare entro la fine delle feste invernali 2015-2016. Possono partecipare anche i soggetti che nell'anno in corso abbiano già realizzato manifestazioni ed eventi nel territorio comunale. Le proposte dovranno pervenire entro le 12 del 17 aprile prossimo. Dovranno essere formalizzate le richieste di patrocinio non
oneroso, quelle che prevedono allestimenti e concessioni di aree e quelle finalizzate al ricevimento di contributi economici. Le proposte ammesse saranno inserite in una graduatoria unica. Possono essere presentate richieste per eventi da tenere in qualsiasi periodo o durante le rassegne annuali che si svolgono in città, come la Fechiamanna, l'estate turritana, le feste invernali e l'epifania in piazza. Nella home page del comune di Porto Torres, nella sezione avvisi e scadenze, è possibile scaricare la documentazione e la modulistica debitamente compilata che dovrà essere depositata al protocollo generale entro la scadenza prestabilita che, appunto, lo ricordiamo, è prevista per le ore 12 del 17 aprile prossimo. Questo era il comunicato di Porto Torres. Io come sempre vi ringrazio per essere stati con noi anche oggi. Dopo la pausa pubblicitaria c'è la seconda parte del nostro notiziario. Ciao e grazie. We kinda love this Louis Zombie, my grandfather and me. Around our south town we did roam, drinking all night, got into a fight. Well, I feel so broke up. Come for the captain, sure, let me go home. Let me go home. I wanna go home. Yeah, yeah. Well, I feel so broke up. I wanna go home. The first man he got drunk and broke in the captain's trunk. Feet and threw away all my greens.
il salotto di TeleG. Conduce Daniela Amadori. Insieme alla dottoressa Maria Luisa Serra, segretaria generale CISL Scuola di Sassari, e alla dottoressa Patrizia Mercuri, dirigente dell'Istituto Comprensivo San Donato, si parlerà della scuola e dei suoi problemi. In onda, sulla nostra emittente, oggi alle 21.45, domani alle 11.30, mercoledì alle 19. Aurora Record presenta Melodie Sassaresi, primo volume, disponibile presso Studi di TeleG, zona industriale Predanieda Sud, strada 14, Pasticcerie Vanali, piazza Santa Maria 33 a Sassari e via Ettore Mura 20 a Lipunti, Goody Music, via Carlo Alberto 31 a Sassari, Università de Studio, piazza Università 9, Sassari, Radio Nova, via Donizetti 23, Sorso. TG Informazione e Approfondimento, orari di messa in onda, dalle 13 alle 15.30, dalle 18.30 alle 20.45, dalle 22 alle 23.30.